Un'oretta prima della chiusura del mercato veniamo, iniziamo a fare dei giri e poi recuperiamo. Poi li portiamo al nostro banco qua a Porta Palazzo e poi facciamo un po' di soluzione. Se c'è qualcosa da buttare la buttiamo, poi sistemiamo un po' delle cassette e poi diamo i numeri alle persone, i numeri. Poi iniziamo a fare la soluzione chiamando i numeri alle 2:30. Le cose belle purtroppo costano tanto, anche il cibo, non tutti riescono a comprarle. Il fatto che il nostro progetto esista è dovuto al fatto che il cibo, anche se è brutto, è buono, che il fatto che sia brutto non vuol dire che abbia meno dignità, il fatto che qualcuno venga a prenderlo qui da noi non implica che una persona che non si merita di mangiare cose buone. Anche perché c'è gente che non c'è niente da mangiare, lo diamo, diamo cibo perché non c'è niente da mangiare, perché secondo me è una cosa giusta a fare, è proprio giusto da fare. Ora è tempo di imparare ciò che sapevamo. Potrà sembrare molto difficile che politiche locali affrontino questioni globali così complesse. Penso che però nella crisi ecologica e sociale di oggi, così globalmente interconnessa, sia indispensabile prendersi un po' di responsabilità locale per il globale e trasformare le relazioni da cui dipendiamo per le nostre vite da estrattive e di sfruttamento che oggi sono a più eque e solidali. E non è impossibile, si può partire dalle leggi sulle catene di approvvigionamento che già oggi esistono in molti paesi. Sicuramente però, per costruire davvero un progetto di relazioni solidali, bisognerà anche ridurre le quantità di quello che si commercia a livello globale e quindi decrescita.